PD, che governa da sempre questa regione, ad oggi non ha mai risolto il problema del pendolarismo. Da quando il gruppo del Movimento 5 Stelle è entrato in regione abbiamo fatto diverse azioni, molte delle quali hanno interessato zone della Toscana, quali la Garfagnana, la Valvichiana, il Valdarno. Oggi vogliamo presentare una proposta organica che dia delle soluzioni poi alla fine pratiche, non demagogia, quindi vogliamo che vengano accolte queste proposte. Al primo punto, come criticità del trasporto regionale, è legata a una revisione dei tempi ufficiali di percorrenza e al miglioramento degli indicatori di puntualità e regolarità, al fine di creare poi le condizioni affinché la regione ottenga dai gestori un tavolo di valutazione dove si finalizza il lavoro a una revisione al ribasso dei tempi di percorrenza dei treni che transitano nelle vie regionali. Il secondo punto, che secondo noi è uno dei più importanti, è legato a provvedere, qualora non siano garantiti i requisiti minimi in termini di qualità, della climatizzazione, della pulizia delle carrozze, del funzionamento dei servizi igienici. Il terzo punto importante sarebbe quello di istituire un sistema di valutazione del servizio in cui l'utente cittadino può valutare, cioè, quindi, perché non sperimentare un progetto di monitoraggio sulla qualità del servizio attraverso il coinvolgimento degli utenti mediante l'installazione di un meccanismo di comunicazione che non sia l'attuale numero verde, che garantisca di sapere cosa accade dopo aver effettuato la segnalazione. L'obiettivo rimane quello di introdurre meccanismi di tracking e feedback adeguati, così da stimolare la partecipazione degli utenti in merito al controllo almeno del funzionamento di tutti quei componenti che riguardano il treno, le porte interne e esterne, la composizione, il funzionamento dei finestrini, il funzionamento dell'aria condizionata, lo stato di degrado delle strutture interne, la funzionalità dei servizi. Questo sarebbe un buon modo perché la regione possa in ogni momento, in tempo reale, capire qual è la situazione dei pendolari e della qualità del servizio. Un quarto punto è legato, ecco, a garantire la pari dignità fra treni regionali e treni dell'alta velocità, attraverso la stessa classificazione, gli stessi parametri di ritardo, facendo percorrere la linea direttissima per ottimizzare i tempi di viaggio. Infine, ecco, per la sicurezza, l'abbiamo accennato prima, l'installazione in tutte le carrozze di un apposito altoparlante dedito alla segnalazione da parte degli utenti di pericoli collegabili alla sicurezza o comunque per la segnalazione di interventi urgenti a tutela della salute e della sicurezza dei passeggeri.